Da Cicli Le Pontia puoi trovare la professionalità e l'esperienza di Giampaolo Cheula. La produzione Le Pontia ha l'obiettivo di assicurare i più elevati standard qualitativi per ogni tipologia di telaio, carbonio, alluminio, acciaio e titanio. Per i clienti più esigenti si possono creare telai con verniciature personalizzate, agevolazioni sui costi per le società ciclistiche. Da Cicli Le Pontia puoi trovare MTB, biciclette da strada anche per i bambini. Inoltre biciclette da ciclocross, da cronometro, pista e molto altro. Tutto questo made in Italy. Vendita online sul sito www.ciclilepontia.it con sede a Crodo in via Circonvallazione numero 15. Giampaolo Cheula ti aspetta. Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pineta Sport. Clip iniziale dedicata alla 66esima edizione della Classica per Allievi, il trofeo Squillario, che seguiremo per l'intera puntata. Immagini che si riferiscono alla riunione tecnica che si è svolta 30 minuti prima della partenza, giuria e direttori sportivi riuniti per definire le ultime direttive che si dovranno mettere in atto nel corso della gara. I direttori di gara oggi sono Enrico Trivellato, direttore tecnico, coadiuvato da Gianfranco Marietta e Paolo Aglietta. Organizzazione curata dal neonato gruppo sportivo Veloclub Piatto con il supporto tecnico del team Paldi. Tutto pronto per la partenza da Piatto, piccolo paesino a pochi chilometri da Biella, che oggi vive il suo più importante avvenimento annuale. Portato avanti ormai da molti anni da Giampaolo e Luca Botta con il supporto tecnico di molti volontari che ogni anno mettono in atto il loro impegno per questa bella gara per la categoria allievi. Gara che ormai è entrata a far parte delle più importanti manifestazioni nazionali. Sono ben 143 i corridori che tra poco prenderanno il via. Atleti che arrivano da molte regioni italiane. Nella lista partenti troviamo la compagine del Trentino, la rappresentativa dell'Emilia Romagna, della Toscana, dell'Abruzzo, della Campania, della Puglia, di San Marino. Ma non solo Italia per questo 66esimo trofeo Squillario. Dalla Slovenia la selezione di 6 corridori. E dalla Costa Azzurra altri 6 atleti. Si parte per il trasferimento di 5 km che da Piatto porta la carovana a Quaregna. Si termina il trasferimento da Piatto a Quaregna, dove aspettare la carovana via Luca Botta. Si arriva al chilometro zero, mentre la gara sarà di 84 km in circuito e saranno 5 le tornate da compiere più un tratto iniziale. Daniele Lodola, come sempre alla guida della macchina del direttore di gara, che oggi è Gianfranco Marietta, che dà il via ufficiale alla gara. Con le immagini ci siamo portati al secondo passaggio da Piatto. Al comando vi sono 2 atleti quando passano al traguardo volante posto a pochi metri dallo striscione d'arrivo. Traguardo volante che va al corridore sloveno Johan Ostervu, secondo il toscano Filippo Magli. Questi 2 corridori verranno poi ripresi al passaggio da Valle San Nicolao dopo 15 km di fuga. Cielo nero sopra le nostre teste che non promette niente di buono quando siamo al chilometro 35 di gara.
Passaggio da Valdengo, dove ad aspettare i corridori troviamo Celestino Vercelli, titolare della Vittoria Scarpe, sostenitore di questa gara. Cambia la situazione alla comando della corsa, ancora uno sloveno che va all'attacco e si tratta di Nick Cemazar. Alla sua ruota il rappresentante della Campania, Luigi Acampora. Il gruppo ha un ritardo di 25 secondi quando si inizia a salire verso l'abitato di Piatto. Salita di circa 2 km con delle pendenze del 6,7%. Dopo Piatto la strada scende leggermente per poi risalire nel finale per passare il Gran Premio della Montagna di Valle San Nicolao. Ci riportiamo sulla testa della gara, due corridori al comando, si tratta sempre dello sloveno Nick Cemazar, mentre il rappresentante della Campania, Acampora, è stato riassorbito dal gruppo. Ora a fare compagnia allo sloveno vi è il corridore del pedale senaghese, Marco Cesarini. Il gruppo sta braccando i due fuggitivi quando si transita nel centro storico di Piatto e mancano ancora tre tornate al termine. Circuito che misura 15 km a giro, gruppo che sta perdendo unità chilometro dopo chilometro. Percorso veramente impegnativo per questa gara che è sempre tra le più spettacolari per questi giovani atleti che hanno 15 e 16 anni. Albo d'oro di tutto rispetto per il trofeo Squillario che negli anni passati ha visto la vittoria di Fabio Felline, Dennis Lunghi e il biellese Mattia Pozzo che nella loro carriera sono passati poi al professionismo. Cambia di nuovo la situazione nell'abitato di Valle San Nicolao, Luca Cavallo, portacolore della Vigor, e il rappresentante della Costa Azzurra, Andrea Misfood, raggiungono al comando della gara Cemazar e Casarini. Si va così a scollinare il punto più alto del percorso, dove il prossimo giro si sprinterà per aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna, posto al penultimo e all'ultimo giro. 25 secondi il vantaggio per questi quattro attaccanti. Ora si scende per 3 km fino all'abitato di Guaregna. Ritorniamo in Guaregna al chilometro 47, ne mancano ancora 37 per completare la gara. Al comando sempre Luca Cavallo, lo sloveno Nick Cemazar, il francese Andrea Misfood e il portacolore della senaghese Marco Casarini. Aumenta il vantaggio di questi corridori. Alle spalle dei fuggitivi abbiamo visto transitare tre corridori con un ritardo di 35 secondi, mentre il gruppo passa ora con un ritardo di 45 secondi. Dopo Guaregna si punta al paese di Valdengo, dove tra poco vi sarà il traguardo volante offerto dal comune. Tre contrattaccanti sono due toscani, Cassarà e Cataldo, e il trentino Moreno Paternoster. 35 secondi il ritardo di questi corridori. Poco più avanti troviamo un altro sloveno, Luca Segandin, che si trova da solo ad inseguire i fuggitivi. Eccoli qua i quattro fuggitivi che procedono con cambi regolari al comando della gara e guadagnano terreno sul gruppo. Siamo giunti al chilometro 51. A Valdengo vi è posto il traguardo volante che va il corridore della Vigor, Luca Cavallo. Poi nell'ordine Andrea Mifsud, Nick Cemazar. E chiude il quartetto Marco Casarini. Due corridori che inseguono a 35 secondi, Luca Sagandin e Filippo Magli, mentre il gruppo rallenta in questa fase di gara e passa con un ritardo di un minuto.
Siamo sulla macchina del direttore di gara Enrico Trivellato, come sempre vigile a controllare questi giovani atleti appartenenti alla categoria degli allievi. Ci riportiamo sul quartetto di testa con il corridore della Senaghese Luca Casarini, che fa l'andatura sulla salita. Quando ormai siamo entrati nell'abitato di Piatto, con la maglia verde lo sloveno Cemazar, che sta pedalando veramente molto bene. Alla sua ruota Luca Cavallo, in questa fase di gara sembra un po' affaticato. Siamo ormai entrati nella fase finale di gara di questo 66esimo trofeo Squillario. Si transita sul rettilineo d'arrivo con Cavallo che fa l'andatura, poi Casarini, il francese con il numero 7 Mifsud e lo sloveno Cemazar con il numero 1. Abbiamo visto la tabella che segnala i corridori, il numero 2, ancora due tornate al termine da 15 km. Alle spalle dei fuggitivi vi sono lo sloveno Sagandin e il corridore della rappresentativa toscana Magli. 40 secondi di ritardo per questi due corridori, mentre il gruppo, ridotto a una sessantina di corridori, transita con un ritardo di 55 secondi. E si va così a sprintare per vincere il Gran Premio della Montagna, che va alla francese della Costa Azzurra Mifsud, poi Cavallo, Casarini e Cemazar. Ora si scende per 3 km fino a Quaregna. Passano gli inseguitori al culmine della salita. Sono già passati 50 secondi e vengono ripresi i contrattaccanti Sagandin e Magli. Siamo sul primo gruppo, inseguitori che devono ricucire lo strappo di 55 secondi dalla testa della gara. Al comando ancora il toscano Filippo Magli, che non è riuscito a rientrare nella salita e ora si è messo al comando del gruppo. 55 secondi da recuperare per questi corridori, che sono rimasti una cinquantina ad inseguire dei 143 che hanno preso il via dal centro sportivo di Piatto intitolato al professor Giovanni Squillario. Ritorniamo al comando della gara con questi quattro ragazzi che fino a questo momento si danno cambi regolari al comando e il gruppo non riesce a recuperare terreno quando mancano ancora 19 km alla conclusione e siamo entrati ancora nel comune di Valdengo. Inizia la bagarre tra i fuggitivi con il corridore della Vigor, Luca Cavallo, che allunga leggermente i suoi compagni di fuga quando siamo al termine del quarto passaggio. Il chilometraggio incomincia a farsi sentire, siamo al chilometro 68 e ne mancano ancora 16 per completare la gara. Ci voltiamo ed è lo sloveno Cemazar che ricuce lo strappo, alla sua ruota il francese. E anche il corridore della Senaghese tiene bene e il quartetto si ricompone. A 500 metri dal suono della campanella via l'allungo della francese Mifsud, cambia decisamente marcia il corridore della Costa Azzurra, gli risponde lo sloveno Cemazar che si getta all'inseguimento, mentre Luca Cavallo non ha le gambe per rispondere e nemmeno Filippo Casarini, che in questa fase di gara perdono il contatto con i compagni di fuga.
Telecamera fissa che ci dà già l'idea del vantaggio del corridore in maglia azzurra. All'inseguimento lo sloveno che per il momento non riesce a tenere il passo e deve cedere qualche metro. Si passa a fianco al palco delle premiazioni con il suono della campanella che segnala l'ultima tornata, con il francese che ha preso qualche metro sullo sloveno, mentre Cavallo che passa ora e Casarini sotto lo striscione d'arrivo non riescono a tenere il passo. Il gruppo transita con un ritardo di 58 secondi. Finale emozionante con questi ragazzi che stanno dando vita a una gara veramente combattuta. Siamo con il corridore della Costa Azzurra che va a sprintare sull'ultimo Gran Premio della Montagna di Valle San Nicolao. Va così ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna MIF Sud. Ci fermiamo per controllare il vantaggio del battistrada, ma lo sloveno tiene bene e scollina solo 8 secondi. Ora per questi due corridori 3 km di discesa. Passano gli inseguitori che però perdono terreno e scollinano a 35 secondi. Dopo un chilometro di discesa lo sloveno va a riprendere il corridore della Costa Azzurra e si forma una coppia al comando di questo 66esimo trofeo squillario con Cemazar in maglia verde e MIF Sud in maglia bianca-azzurra. Terminiamo la discesa e siamo a Quaregna. Ci fermiamo per controllare il vantaggio dei battistrada che rimane sempre cospicuo. 35 secondi sulla coppia Cavallo Casarini, mentre il gruppo passa con un ritardo di un minuto quando mancano ancora 7 km alla conclusione. La coppia di testa, mentre prima abbiamo visto la coppia che sta inseguendo, deve recuperare uno strappo di 35 secondi, Luca Cavallo e Casarini, mentre il gruppo sembra tagliato fuori dai giochi. Questi due atleti stanno macinando veramente forte e sarà veramente difficile recuperare terreno. A 2 km dal termine inizia la salita. Siamo con gli inseguitori che recuperano qualche secondo, mentre Cavallo lascia la compagnia di Casarini e si getta all'inseguimento dello sloveno e del francese che stanno guidando la gara. 200 metri più avanti troviamo i battistrada che non si risparmiano e stanno andando a tutta, mentre qualche goccia di pioggia inizia a scendere con più insistenza e siamo in vista dell'ultimo chilometro. Triangolo rosso davanti alla nostra telecamera che segnala ai corridori l'ultimo chilometro. Al comando sempre MIF Sud e Cemazar. Ci voltiamo per controllare il vantaggio dei battistrada che sta diminuendo. Solamente 100 metri il vantaggio di questi due corridori con Luca Cavallo, portacolor della Vigor, che sta recuperando terreno.
E siamo con le telecamere fisse per la conclusione di questo emozionante trofeo Squillario. Quest'anno è giunto alla sua 66esima edizione. Sulla linea del traguardo troviamo Giampaolo e Luca Botta, organizzatori di questa bella manifestazione che diventa sempre più conosciuta in ambito internazionale. Rettilineo d'arrivo, volata lunga ai 250 metri al comando il francese, alla sua ruota lo sloveno Cemazar che affianca Missud e lo passa nella fase finale della volata e così va a vincere lo sloveno Nick Cemazar. Seconda posizione Andrea Mifsud della Costa Azzurra, in terza posizione conclude Luca Cavallo della Vigor con un ritardo di 20 secondi. Con un bel finale di gara si aggiudica la quarta posizione Jacopo Cavicchioli del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna. Quinta posizione Pier Elis Belletta del Busto Garolfo. Sesta posizione Johan Osterbuck. Settima posizione per Matteo Pegoraro della BC Sport. Ottava posizione Kevin Fantinato del Trentino. Nona posizione per lo sloveno Aliaz York. E in decima posizione Diego Lazzarini della Pedalacquese. Ma andiamo a sentire il vincitore. Nick, how many races did you win this year? 11. Where are you from? From Kranj, Slovenia. Are you good at time trial? Yes, I'm a national time trial champion. So, the last kilometer, was it difficult for you? I was in the front about 800 to go, so yeah, he started sprint too early and I knew I could do it. About 100 meters to go, I start sprint and I do it. Did you enjoy the landscape? Yeah, Italy is really beautiful and the lab was pretty hard and beautiful. So last year you will be there? He will be here? No. No, why not? We are here first year with representation, so... So next year? I'm going to junior, so... Okay. Thank you very much. Yeah, thank you. Abbiamo sentito il vincitore Cemazar, 11 vittorie al suo attivo in questa stagione, campione nazionale cronometro. È stata una lunga volata ed è riuscito a spuntarla solo agli ultimi metri. Amante dell'Italia, che però non potrà tornare il prossimo anno per la 67esima edizione della gara, perché passerà di categoria e correrà tra gli juniores. Roberto Pella, sindaco di Valdengo, non ha voluto mancare a questo appuntamento della 66esima edizione del trofeo Squillario. Sì, indubbiamente è un nostro dovere, non solo come sindaco di Valdengo, ma come sindaco un po' del territorio, rendere onore e omaggio a una delle corse che indubbiamente è la più bella e la più prestigiosa dell'intero territorio biellese. Un 66esimo trofeo Squillario che devo dire che si potrebbe chiamare anche trofeo Squillario Botta, perché se questo trofeo, questa grande corsa viene fatta da così tanti anni, in modo particolare lo si deve al suo patron, a Giampaolo Botta, che con grande passione, con grande dedizione, con grande amore non solo riesce a mettere insieme un paese piccolo come piatto per un grande evento internazionale com'è il trofeo Squillario, ma soprattutto anche per la sua capacità di saper portare qui nel biellese persone e ragazzi da tutta Italia e soprattutto da tanti paesi europei, così come è stato il vincitore che arriva dalla Slovenia e il secondo dalla Francia. Insomma, questa credo che sia una grande capacità, soprattutto di saper attrarre corridori e squadre da tutti i paesi, anche stranieri, perché è considerata una corsa seria, una corsa bella, un circuito fantastico, un grande pubblico e soprattutto un avvenimento che ormai fa la storia di questo territorio e di questo comune di Piatto. Quindi ancora una volta mi sento in dovere come sindaco di Valdengo innanzitutto ringraziare, perché questo percorso si snoda anche nel nostro comune e soprattutto perché Giampaolo sta portando avanti questa iniziativa nonostante un momento difficile che il nostro territorio sta attraversando.
pensando, con quella passione, con quella dedizione e soprattutto con quella capacità di raccogliere attorno a sé un grande gruppo di volontari che è fondamentale e indispensabile per la buona riuscita. Applaudo naturalmente anche i corridori, perché quando sono arrivati al traguardo le immagini che voi avete ripreso sono ancora più chiare delle mie parole, abbiamo visto quanto erano stremate. E così, facendo una battuta con Giampaolo ed altri amici sul podio, mi sono detto e ho detto con loro che questo potrebbe essere tranquillamente un domani un circuito per le sue qualità tecniche e agonistiche da campionato del mondo dei professionisti. Siamo con Valentino Zaramella, vice sindaco di Piatto, che naturalmente rappresenta questa comunità di Piatto che oggi ha vissuto una giornata straordinaria con questo trofeo squillario. Esatto, sono il vice sindaco, rappresento il comune al posto del mio titolare alla carica Enzo Giacomini, che comunque saluta tutti quanti. Quest'oggi abbiamo avuto questa gara dove c'è stata una partecipazione straordinaria di quasi tutta Italia, dal nord al sud, più alcuni atleti anche esteri, addirittura due vittorie estere, per le quali tra l'altro Giampaolo Botta poco fa mi ha detto che è molto felice, è molto fiero, perché si aspettava questo risultato e sperava in questo risultato. Niente, vorrei dire semplicemente tre cose: l'impegno, la passione e la tradizione portano grandi risultati, e qui ne abbiamo la dimostrazione. Un ingrediente aggiuntivo, l'amicizia e la collaborazione, sono quelli che hanno portato a tutto quello che si vede, a questo entusiasmo, a questo risultato. Il bilancio è assolutamente positivo, abbiamo avuto un'edizione veramente importante e con finalmente il primo vincitore straniero. Primo vincitore straniero e il secondo classificato straniero, quindi un podio che per due terzi parla una lingua che non è quella italiana. È una soddisfazione enorme poter avere in questa soddisfazione questo risultato. Non da meno, le rappresentative regionali sono comportate in maniera assolutamente egregia. Hanno dato battaglia in un circuito difficile, dove la pioggia fortunatamente ci ha solamente sfiorati, solamente nel finale quattro gocce, ma direi che sono assolutamente... hanno forse reso un pochettino più, fra virgolette, eroica le gesta di questi ragazzi. La Slovenia ha corso in maniera egregia, tutta la squadra ha fatto una gara veramente importante. C'è un ragazzo che aveva addirittura il cambio spaccato e non si è fermato, ha continuato col cambio rotto, una cosa ovviamente magnifica. La Francia ha corso molto bene, tutte le rappresentative hanno dato il massimo per poter esprimere quelle che sono le potenzialità dei loro ragazzi, quindi una manifestazione che siamo estremamente soddisfatti di aver potuto mettere in cabina di regia, e ci ha dato veramente una grande soddisfazione vedere tutti questi atleti a Piatto. Non rimane che iniziare il lavoro per l'anno prossimo, allora. I lavori qua mi sa che non si fermano mai, tutti gli anni lo diciamo, quest'anno adesso un attimo di pausa e poi in realtà non ci fermiamo mai. Non ci fermiamo perché è una passione quella che abbiamo dentro, i ragazzi che sono stati coinvolti, che hanno fondato una nuova società, sono ragazzi motivatissimi, con una profonda passione per il territorio, per lo sport e per il ciclismo. Quindi con queste premesse non si può che andare avanti e guardare al futuro, alla 67esima edizione, e vedremo cosa succede. Sta cercando di riportare il corridore sloveno e l'allungo è vincente con la B, Mika Cebazza che va a vincere di mezza bicicletta su Andrea Mistuta. A Quarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultimissime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock in Piazza Libertà 7/9 a Quarona. Telefono 0163 43 19 62. Aperto dalle 10 alle 12:15 e dalle 16 alle 19:15. Chiuso martedì mattina.
Da Cicli Le Pontia puoi trovare la professionalità e l'esperienza di Giampaolo Cheula. La produzione Le Pontia ha l'obiettivo di assicurare i più elevati standard qualitativi per ogni tipologia di telaio, carbonio, alluminio, acciaio e titanio. Per i clienti più esigenti si possono creare telai con verniciature personalizzate, agevolazione sui costi per le società ciclistiche. Da Cicli Le Pontia puoi trovare MTB, biciclette da strada anche per i bambini. Inoltre biciclette da ciclocross, da cronometro, pista e molto altro. Tutto questo made in Italy. Vendita online sul sito www.ciclilepontia.it con sede a Crodo in via Circonvallazione numero 15. Giampaolo Cheula ti aspetta!